questa terza puntata vi parlo meno di cime, di vette, vi parlo di tutto l'Himalaya, della gente che vive là, del clima. Normalmente dopo la salita di 8000 metri potevo andare a casa allegro, andare a Fondovalle, prendere il prossimo aereo e andare in Europa. Questa volta no. Volevamo ancora fare il Lhotse, che sarebbe poi stato il 14esimo 8000 se riuscivo, ma non sapevo se avevo la capacità di riprendere tutte le forze che servivano per fare un altro grande 8000. Ma prima di salire sul Lhotse vi invito adesso di seguirci nel trasferimento dal Makalu al Lhotse con 8511 metri, la quarta montagna del mondo. È il 1° ottobre. In poche ore abbiamo smobilitato il campo base del Makalu e iniziamo la discesa lungo la valle del Barun verso Sedoa. Non siamo gli unici ad abbandonare questi luoghi. La vallata ora è quasi disabitata. I contadini sono scesi verso i villaggi più in basso già da qualche settimana. Con l'avvicinarsi dell'autunno hanno portato le loro greggi verso pascoli più sicuri e più ricchi dopo un'estate in alta montagna. Ritrovare erba, fiori e piante è una sensazione veramente piacevole. Per raggiungere il campo base del Makalu abbiamo impiegato 10 giorni, ma ora, per fare il percorso inverso, ne saranno sufficienti solo 3. Arriviamo a Sedoa e subito si scatena un violento temporale. Di norma in questo periodo le piogge dovrebbero essere finite, ma in Himalaya non bisogna mai fidarsi delle previsioni meteo. Con l'arrivo del bel tempo riceviamo la notizia che sta per giungere l'elicottero che dovrà portarci verso la valle del Kumbo, a Lukla. Da lì inizieremo la marcia d'avvicinamento al Lhotse. Era mia intenzione utilizzare l'elicottero solo per il trasporto dei materiali e fare a piedi il trasferimento. Ma siamo in ritardo rispetto ai programmi fatti e non mi posso purtroppo permettere di perdere altri giorni per fare a piedi un tragitto che un elicottero fa in solo un'ora. A Lukla entriamo nella patria delle Sherpa. Questo forte popolo ha, da sempre, accompagnato le grandi spedizioni himalayane. Con noi ora ci sono molto meno portatori. Il primo motivo è che parte dei materiali sono già al campo base, inviati con una caravana parecchi giorni fa. Ma il secondo motivo è che questa volta utilizziamo per il trasporto degli zoo e degli yak, dei grossi e resistenti animali da carico che riescono a lavorare anche a quote superiori ai 6000 metri. Il 7 ottobre arriviamo a Namche Bazaar, la capitale degli Sherpa. Questa città magica è disposta come un anfiteatro davanti alle imponenti montagne innevate. Thank you.
Ora Namche è diventata una delle mete del turismo in Nepal, ma tra gli alpinisti è sempre considerata il grande bivio tra la valle che va al passo di Nangpala, porta per il Tibet, e la valle del Khumbu, che nasce dalle grandi montagne dell'Everest e del Lhotse. Tutta questa regione è da qualche anno un parco nazionale. Il governo nepalese, per una sempre crescente presenza degli stranieri, ha dovuto regolare il passaggio in queste valli così da preservarle dal degrado. Questi posti meravigliosi non potrebbero sopportare l'assalto di un turismo di massa e l'assoluta mancanza di una strada percorribile con jeep e camion li ha mantenuti intatti fino ad oggi.